Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Fire Ash. Io sono Glaciosphere ed oggi andremo ad affrontare il percorso 209 su cui succederà un certo evento che ha a che fare con questo Hypom. Vi ricordate l'Hypom che Ash ha catturato verso la fine della Battle Frontier? L'ho ripreso perché ci servirà per una sorta di scambio. Detto ciò, continueremo ad allenare il nostro Monferno, la nostra squadra per adesso è composta da Monferno, Staravia, Grotol e Pikachu. Tecnicamente ci sarebbe anche Hypom, ma ho scelto di non utilizzarlo per dare completo spazio ai Pokémon di Sinnoh. Detto ciò, quindi possiamo uscire da Kuoripoli verso l'uscita ad est. Non possiamo ancora battere la palestra, vedete? Dobbiamo andare ad est. Scusatemi, a ovest invece? No, a est. Dovrebbe essere est, giusto? Percorso 209, sì. Ok, eccoci qui. Siamo a destra, allora andiamo prima a nord, vediamo cosa c'è, un'allenatrice che vorrebbe una pausa. Non ci sarà pausa per te, cara Jennifer, ti distruggerò. Oh, mi sa che la distruggerò davvero se manda Budiu contro Monferno, eh. Si prende un Flame Wheel che se lo ricorda fino alla fine dei suoi giorni, poverino. E non saranno molti i suoi giorni. Allora, Bonsly invece, tipo roccia, potremmo andare Grotol, ma lasciamo Monferno che dovrebbe avere un attacco di tipo... lotta, match punch, eccolo qui. E usiamolo. Ok, due match punch dovrebbero bastare. Rock Tomb ci ha fatto malissimo. Match punch dovrebbe avere priority come mossa, quindi colpiamo per primi anche con la velocità abbassata. Eevee, lasciamo tranquillamente Monferno, sperando di riuscire comunque. Beh, colpiamo sempre per primi perché appunto match punch ha la priorità. Quindi andiamo di nuovo di match punch. In questo periodo ho iniziato anche a giocare a giallo, Pokémon giallo, per la serie che state vedendo sul canale. Quindi è bello ritornare anche a giocare ad un Pokémon con delle animazioni un po' più nuove, ecco, per dirla tutta. Ok, ci siamo presi il buon Cleffa anche. Andiamo quindi a catturare, o meglio, a prendere questo Honey. E su questo percorso 209 in realtà ci sono un bel po' di Pokémon nuovi che potremmo prendere. E anche Pokémon vecchi che ci potrebbero interessare. Uno di questi non è Pidgeot, che non ci fa scappare e ci usa Turbine per scappare a sua volta. Boh, cose, succedono cose in questo videogioco. Io però passo un attimo a curarmi Monferno così velocemente, perché quella prima allenatrice me l'ha tirato quasi completamente giù. Già che ci sono, faccio questa capatina al centro Pokémon. Ecco fatto, tanto non eravamo molto lontani, eravamo all'inizio del percorso. E ricominciamo, andiamo. Nel frattempo ragazzi vi ricordo di lasciare come al solito un bel mi piace al video, di commentare facendomi sapere cosa ne pensate voi di questa parte, di quello che succederà, e di iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti ovviamente. Condividete anche questo video con i vostri amici se vi va, e andiamo a sfidare queste gemelline. Emma e Lil che mandano Bonsly e Mr. Mime. Ok, noi abbiamo invece Monferno e Staravia. Ok, bravo Staravia, diminuisci l'attacco. Io direi di andare con Match Punch su Bonsly e di andare con Aerosalto su Mime Junior. Vediamo un po' cosa riusciamo a fare. Ok, in due turni dovremmo riuscire a battere tutti. Ok. Di nuovo, Monferno è già quasi morto un'altra volta. Però, dai, dovremmo riuscire a tirarle giù. Livello 27 per Monferno. E proseguiamo. A questo punto però me lo curo direttamente qui. Datemi una pozione, dovrebbe bastare una pozione. C'ho delle pozioni, vero? Sì. Sì, basta, avanza una pozione. Per la prossima sfida, contro questo campeggista che fa avanti e indietro. Vai, andiamo a batterlo. Allora, contro Luxio andiamo di fossa. Evitando anche il suo bite, gli facciamo parecchio danno. No, Roar, chi manda? Vabbè, Grotol. Ma hai fatto male i tuoi calcoli, mi sa. Ti uso un bel foglie lama e ti distruggo. Ecco fatto. Peccato che appunto questa esperienza non l'abbia presa tutta Monferno. Era già lì a pregustare questa cosa. Qui troviamo delle bacche. Sia qui che qui. Ecco qua.
Quindi prendetele mentre ci passate, sono lì, sono gratuite, perché no? Poi vediamo un po', qui c'è uno strumento, c'è una MT in realtà 75, danza spada, può essere relativamente utile. Andiamo ad affrontare questo allenatore che sta ispezionando quest'area, vedete come si muoveva un po' strano infatti. Contro Bibarel, ok, Bibarel potrebbe avere una mossa di tipo acqua in realtà da quello che so, tipo surf lo impara tranquillamente, quindi attenti. Hyperfang ci ha fatto davvero male. Però andiamo ancora con Match Punch. Questo dovrebbe farci salire di livello almeno. Perfetto, livello 28. Machamp cambia un po' come assolutamente, ma andiamo Staravia. Non facciamo gli eroi con Monferno, non serve in questo momento. Ok, Intimidate, ottimo. Andiamo poi di volo. Lui usa Vendetta, ma ovviamente non l'abbiamo attaccato, quindi non servirà a nulla la sua Vendetta. Vendetta vera, non finirò in galera. Altro Machamp, lasciamo quindi Staravia e altro volo. Lo use Whip, ha provato a fare colpo basso, ma non gli è andata bene a questo Machamp. Ne ha un altro? Sì, ne ha un altro. Vai, altro volo. Knock off, mi ha colpito comunque. Dannato. Poi chi hai? Machoke. Lasciamo ancora Staravia. Vai, altro volo. Altro knockoff. Niente, ha capito che può colpirmi con knockoff con volo e lo usa sempre ormai. Infamella. 32 per Staravia e altro Machoke. Lasciamo ancora Staravia tranquillamente. Facciamoli prendere questi punti esperienza. Boh, Vendetta adesso ha funzionato. Non si sa bene per quale motivo allora prima non l'abbia fatto. Forse si è vendicato per tutti i Pokémon che gli ho ammazzato. Capisco, sì, capisci, capisci, va, capisci bene. E lì c'è Lucinda. Pensate che voglia combatterci? In realtà no, parliamone. Ciao Glacial, dato che sei qui, mi chiedevo se tu potessi aiutarmi. Sto cercando un Aipom. Ho sentito che sono fantastici nelle gare. Vorresti scambiarlo per il mio Buizel? Assolutamente sì, prenditi questo abortino. Ecco qua. Addio Aipom, sei stato fondamentale per la nostra squadra. Per le nostre vittorie sino finora, ma è giunto il momento di abbandonarti e prendere Buizel. Ecco qua, grazie, ma grazie a te, cara Lucinda. Lo apprezzo davvero tanto. Ti prometto che addestrerò Aipom come si deve. Ma guarda, fai quello che vuoi con Aipom, tanto non mi interessa particolarmente. Diamo un'occhiata invece a questo Buizel, livello 5. Ok, mi sa che allora avremmo dovuto allenarlo, il buon Aipom, così almeno avremmo avuto un Buizel di livello più alto. Però, beh, a dire la verità, io avevo un Aipom che avevo catturato per farlo evolvere in Ambipom, tipo a livello 20. Però ho preferito dargli proprio l'Aipom iconico di Ash che Ash aveva preso durante la Battle Frontier. Guardiamo le mosse. Water Gun, Aqua Jet, la mossa iconica di Buizel. Sonic Boom, niente male, e Water Pulse. Ok. Ha più attacco di attacco speciale, ha praticamente uguale sia attacco che attacco speciale. E ha buona velocità. Sì, questo è un Pokémon totalmente votato all'attacco. E tocca iniziare ad allenarlo. Quindi andiamo poi a dare una curatina al nostro Monferno. Ecco qua. E al nostro Staravia. Va bene così. E iniziamo ad allenare il nostro Buizel sfruttando gli altri allenatori di questo percorso. Tipo questa Victoria, che manda in campo ancora Budio. Bene, sostituiamolo e mandiamo in campo Monferno. Crescita non ti servirà a nulla. Andiamo di Flamewheel. Tra l'altro è vero, essendo tenuto tramite uno scambio, possiamo. Cioè, prende più punti esperienza del normale Weasel. Quindi sarà ancora più facile allenarlo. Quick Attack ha già Aqua Jet in realtà, che è praticamente Quick Attack ma di tipo acqua, quindi non glielo insegno. Ok, Bonsly, rimandiamo di nuovo Buizel. Sapete che forse potrei provare a farlo combattere contro Bonsly? Proviamo? Dai, proviamo. Andiamo con Water Pulse. Ah, è più veloce tra l'altro. Pure confuso, che culo, dai. No, no, ci ha ucciso Buizel. Peccato. Peccato. Avessi usato un qualsiasi altro attacco, una mossa di stato o qualcosa,
sarebbe andata bene. E invece no. Bonsly ha scelto di uccidere il nostro Buizel a sangue freddo. Questa è praticamente la copia della tipa di prima. Altro match punch. Sì, è la copia uguale. Fa anche le stesse mosse. Ok, e... Ah, questa volta è Pichu. Ok, non sei una copia perché questa volta è Pichu. Andiamo di Flame Wheel. Dovrebbe bastare. Ecco fatto. E abbiamo battuto anche Victoria. Di qua non c'è nulla. Qui sopra non c'è un cavolo. E siamo quasi arrivati, mi sa, alla prossima città. Di qui c'è qualcosa? Tra tutti i Pokémon che possiamo incontrare... Oh, e ne abbiamo incontrato uno. Spiritomb. Lui è uno dei Pokémon che ci manca e che possiamo catturare su questo percorso. Andiamo a tirargli una Quick Ball. Assolutamente. Preso, ottimo. Ottimo davvero. Spiritomb è stato catturato. Ci finirà in squadra perché abbiamo un posto libero. Ma dal verso, quanto è inquietante. Qui sopra c'è qualcosa? Vediamo. Sì, c'è uno strumento che è un calcio. Calcio in quel posto? No, si scherza. Allora, andiamo ad affrontare quell'ultima allenatrice di questo percorso. Un altro Spiritomb. Sì, davvero, il verso è inquietantissimo, eh. Tantissimo. Fuga. Mettiamoci davanti il buon Monferno, così si prende un altro livellino. Diamogli una pozioncina. Ecco, tutto Ino, Ino, Ino in questo momento. Sono diventato Ned Flanders. You are not a criminal, are you? Non sei un criminale, vero? Beh, se fossi un criminale, difficilmente te lo direi. No? Marble? Ok, contro Luxray. Bellissimo Luxray. Andiamo di fossa. Lui ha provato a usare coda d'acciaio. Non ci avrebbe fatto malissimo, non credo. Ok, fallisce pure, quindi fantastico. Vabbè, Thunderfang ci avrebbe invece fatto malissimo oltre a paralizzarsi al 100%. Perché in questo gioco Thunderfang e tutti gli altri vari attacchi che funzionano con i morsi applicano al 100% gli effetti secondari. Tormento. No, inutile. Ok. Cioè, utile solo in competitivo probabilmente per counterare qualcosa. No, volevo non sfidare questo allenatore e andare subito a curarmi Buizel. Per poterlo sfruttare, beh, ha solo un Pokémon, dai. Probopass. A noi manca ancora Nospass, mi sa. Andiamo di Match Punch, super efficace. Magneto Bomba. Anzi, Bomba Niente, se non sbaglio si chiama in italiano. E lo tiriamo giù. Addio, Probopass. Quasi livello 30, ottimo. E volevo andare a vedere a questo punto cosa c'era qui sotto. Ma non stavi davvero proteggendo nulla? Non ci sono strumenti invisibili qui? Ah sì, ecco qua, un tiny mushroom. Stavo facendo la guardia a questo fungo. Questo piccolo fungo. Zangoose, un altro Pokémon che ci manca. Dai, prendiamolo. Vai, Quick Ball. Se riusciamo a prendere sia Zangoose che Spiritomb, ragazzi, non è niente male, eh. Due linee evolutive complete che ci portiamo a casa oggi. Niente male davvero. Monferno a livello 30, quindi direi che l'allenamento di Monferno si è concluso. Possiamo iniziare ad allenare effettivamente Buizel. Quei due allenatori li lasciamo lì perché dovremmo essere arrivati a Flamminia in teoria. Ecco qua, Solasseon Town. Qui abbiamo le bacche da prenderci, direi di prenderle immediatamente. Ecco qua. Vai, vai, vai. Anche le fighi berries. Fighi, fighi, fighi. Andiamo poi a curarci subito. Eccoci qui. Allora, Flamminia, vediamo un po' cosa c'è da fare. Non c'è tantissimo da fare a Flamminia, ma qualcosina sì. Andiamo innanzitutto a mettere via i Pokémon giusti nel loro posto, 335. Tu sei vicino a Sivipar, vero? Sì. Sei palesemente qui. Questo box si sta completando, devo solo far schiudere le uova. Poi abbiamo Spiritomb da lasciare giù. Sei il numero 442. Basta con quel verso, sei inquietante. 442, quindi sarai qui. Molto probabilmente perché tu sei il 44, 43, 42. E piano piano ci si riempie. Allora, iniziamo ad esplorare Flamminia. Mettiamo davanti il nostro Buizel. Ora, per fargli fare un sacco di livelli velocemente, ho in mente una cosa, in realtà. Dovremmo
There was once nothing here but a road, but people and Pokémon gathered and the town formed. Non c'era niente qui a parte una strada, che immagino sia questa, ma le persone. I Pokémon si sono dati da fare e la città è stata costruita. Questa ama scrivere riguardo alle gare. Specialmente se ce n'è qualcuna così vicina ad una news press, ad una stampa. Ok. Qui abbiamo il tizio che ha fatto le uova, qui abbiamo la pensione Pokémon, la versione della pensione Pokémon a Sinnoh, scusatemi. Questo dovrebbe essere l'uovo di Piplup. Lasciamolo quindi da qualche parte, penso qui. Penso che vada bene, sì. Perché credo che abbia messo Piplup a fare le uova, quindi lasciamolo pure lì. E facciamoli continuare a fare le uova. Entriamo nel contest hall, dove non credo ci sia nient'altro, a parte che appunto questo tizio che ci insegna Heal Bell, che però non ci serve. Questo ci chiede se siamo interessati appunto nelle gare, ma non particolarmente. E qui abbiamo uno scienziato che ci dà una cosa molto utile. Non odi il fatto che bisogna aspettare così tanto per quelle dannate uova? Beh, prendi questo e otteniamo l'Oval Charm. E appunto finisce negli strumenti chiave, quindi non è una qualcosa da dare ai Pokémon, se non ricordo male. Ma banalmente ci diminuisce il tempo che serve, cioè meglio i passi che servono per trovare delle uova. Ok, continuiamo ad esplorare questa città. Qui c'è una casetta. Salve. Leggi le notizie, leggi il giornale. Non lo fai? Ah, questi bambini. Ah, questi giovani. Ah, questi bug. This is where we write the news for all Sinnoh. Ok, qua è dove scrivono le notizie per tutta Sinnoh. Ma poi tra l'altro ha un computer, vabbè. Raising a Pokémon is too much work. I'm glad the daycare is here. E niente, questo vuole sbolognare i propri Pokémon alla pensione Pokémon. Lui sta cercando un Raichu e ve lo scambia per Porygon Z. In realtà non è così semplice ottenere un Raichu, ma in ogni caso se volete fare un Diminlex sia di Porygon che di Raichu dovete comunque fare le uova, quindi comunque in un modo o nell'altro non ci scappi da quella cosa. Allora, non compriamo niente qui. Non c'è niente da comprare per noi. E abbiamo esplorato praticamente quasi tutto. Manca solamente la parte di qua, con queste staccionate. Vediamo un po', eh. Ah, lì c'era uno strumento. E tu cosa sei? Tendono a stare lontani dalle rovine. Fai attenzione se ci vai. Ed è proprio quello che voglio fare in realtà, vorrei andare direttamente nelle rovine. E ci sono Jesse e James. Quanto dobbiamo stare ancora qui? Stai calmo. Hai notato questi altri ragazzi qui dentro? Devono esserci per forza un tesoro o qualcosa del genere. Non di nuovo quel moccioso. Guys, ragazzi, sbrigatevi e prendetevi cura di lui. Wobba Fett! Ecco il modo per far allenare velocemente Weasel. Lo mandiamo contro Sivaper al 43. Beh, Buizel attacca, no, ovviamente scherzo. Andiamo con Pikachu, però Buizel prenderà comunque punti esperienza. Quindi sarà presto, molto presto utilizzabile. Poi Ash non lo farà mai evolvere. Quindi ce lo prenderemo un po' in quel posto, dovremo tenerlo a livello base, allo stadio base. Però comunque il suo lo fa. Pursuit è in seguimento, non è malaccio. Però dovremmo imparare qualcos'altro, a dire la verità. Tiriamo di Water Gun, che è comunque una mossa di un tipo diverso. Sempre meglio di niente. Comete non è malaccio, al posto di Sonic Boom. Decisamente meglio, credo. E infatti Sonic Boom infligge sempre 20 danni, mentre Comete infligge 60. Quindi togliamoglielo. Poi Dustox, cambiamo Pokémon, sì. Rimandiamo Buizel, deve farsi un altro po' di livellini. Deve andare vicino al livello 30, quindi forza Buizel, te ne manca ancora di tempo, te ne manca ancora di esperienza per arrivarci. Rimandiamo Pikachu, che si tanca tranquillamente un'azione e in più lo paralizza, cattivissimo il nostro Pikachu. Vai Thunder Punch, e addio Dustox. Ecco Buizel che si prende altri livelli. Carnivine, vai, vai Buizel, è tutto tuo. Tutto tuo proprio. Bello Carnivine comunque come Pokémon. E contro Carnivine mandiamo... Ah, avrei voluto mandare Staravia, my bad.
Peccato, colpa mia. Ok, usa semitraglia. E ci fa tra l'altro parecchio male. Che è sta roba? Cioè, semitraglia non dovrebbe fare così tanto male. Soprattutto un Pokémon al 20 contro una 60. Wobbuffet, vai. Contro Wobbuffet invece non possiamo mandare i nostri D. O meglio, forse possiamo mandare i nostri D Sinnoh. Che livello ce l'avevano Wobbuffet? Al 39. No, ancora un po' troppo alto. Mandiamo tranquillamente Pikachu. Ai ai ai, siamo stati fregati. Buonanotte, tirarlo giù ora. Bisogna vedere cosa usa lui, a parte che prima o poi userà contrattacco e ci ucciderà. Perché ha l'abilità che non ci fa sostituire il Pokémon. Quello era un brutto colpo? Wow. E prima o poi userà contrattacco, lo sapete, vero? Anche perché probabilmente finirà i PP di Mirror Coat prima che non lo buttiamo giù. Sono 5 se non sbaglio i PP di Mirror Coat. Questo dovrebbe essere finito. E allora cosa usa? Contrattacco, appunto. E se inizia a usare contrattacco siamo belli che defunti. A me dispiace, però non possiamo farci molto. Andiamo di Swift. Forse se è una cosa. Infatti, se è speciale non può contrattaccare. Se è speciale il colpo non può contrattaccare, vero, vero, vero. Per fortuna mi sono ricordato di questa cosa. Perché Mirror Coat mi ha fatto danno, scusate. Non ho capito. Mandiamo Monferno. E andiamo di Flamewheel. Non ho capito perché Mirror Coat mi abbia fatto danno. Qualcuno nei commenti me lo potrebbe spiegare questa cosa. Sono molto curioso. Mime Junior. Sì, cambiamo Pokémon e mandiamo Grottle. Dovrebbe avere Morso, se non ricordo male, Grottle. Da usare contro Mime Junior. Eccolo qua, morso. No, mi ho confuso con Strampadanza. Che fortunatamente abbiamo attaccato comunque. Però non è super efficace. Ok, abbiamo usato Quick Claw per attaccare per primi. Siamo usciti dalla confusione un turno dopo essersela presa. E l'abbiamo ucciso. Buono. Buizel si sta evolvendo, ma no. Gli daremo una pietra stante. E abbiamo battuto il Rocket. Qui dentro possiamo trovare degli Unown. Quindi se vi interessano potete catturarli. Sapete che io tendo a catturare gli unknown, non li butto via se li trovo, però non mi metterò a catturare tutti gli unknown, detto chiaramente. Se li trovo così mentre sono nelle rovine le prendo, tanto non mi costa nulla. Cioè mi costa i soldi che uso per la Velox Ball essenzialmente. Però non mi metto a cercarli tutti. Qui abbiamo una Dread Plate. Ecco qua, un'altra lastra per Arceus. Altro Unown, dovrebbe anche questo mancarci. La Unown a forma di chiave, lo chiamavamo da bambini, non è questo. Ok, Quick Ball. Prendiamoci anche lui. Ok, preso. Vabbè ragazzi, non mi vedete esultare per catturare degli Unown, per aver catturato degli Unown. Cioè, va bene tutto, però. Sono dei semplici unknown. Allora, a questo punto andiamo a curarci Pokémon dopo questa battaglia contro il Team Rocket, che ci ha boostato un bel po' il buon Buizel. Poi lasciamo giù i Pokémon. Appunto questi unknown. Ecco qua. Andiamo a metterli nel box degli unknown che era all'inizio, l'avevo messo proprio all'inizio. Dietro questi, eccoli qui. Vedete che mi mancavano come forma. Quindi li ho presi. Ecco fatto. A questo punto rimetto il box come era prima qui. Ed esco. Poi, prima di andare a recuperare quegli allenatori giù sotto, andiamo a prendere gli strumenti che erano qui. Questo strumento che era qui che potevamo prendere. Un PP Up. Vabbè, non è male. Può tornare utile. Possiamo poi entrare in questa casetta. Quanta gente c'è qui dentro? Non capisco questi due. Cosa c'è di sbagliato con Jinx? Ok, questi scambiano Electabuzz per Magmortar e Magmar per Electivire. Nel caso in cui non abbiate voluto comprare per qualche motivo
gli oggetti evolutivi, potete volendo farli evolvere in maniera un po' strana scambiandoli lì, cioè ottenere le evoluzioni in maniera un po' strana scambiandoli lì. Vai, andiamo a combattere contro di loro. Abbiamo Buizol e metterei Grotol a dire la verità, perché se c'è un Pokémon di tipo E, anzi Monferno, che se c'è un Pokémon di tipo Erba, uno di tipo Elettro, Monferno li può tirare giù. Vai, sfidiamo questi due in doppio. Buneri e Buizol. Ok. Il pericolo più grande in questo momento è Buizol, quindi andiamo di comete su tutte e due e di fossa su Buizol per nascondere Monferno. Ok, doppio calcio di Buneri fa male. Anche le comete fanno male. Che non le abbiamo fatto molto danno in realtà. Allora, andiamo di Water Pulse. Oppure di inseguimento. Andiamo di inseguimento su Buizol. Doppio focus su Buizol. Niente, è morto Buizol immediatamente. Peccato. Appunto, doppio focus avrebbe funzionato se solo Buizol avesse attaccato per primo. Ma purtroppo Buneri ha fatto attacco rapido. Razor Leaf. E Match Punch. Ecco fatto, addio. Peccato che punti esperienza non se li prende anche Buizol. Forse un altro livellino l'avrebbe potuto fare. Però a questo punto torniamo qui a Flamminia. Diamoci un'altra curata ai Pokémon perché Buizol è morto malissimo. Prossima volta saremo un po' più attenti. È peccato lì che sono andati in doppio focus loro su Buizol. Sono stati cattivissimi. Però è andata così. E a questo punto possiamo continuare a nord, nel percorso 210. Ma andremo nel percorso 210 nel prossimo episodio perché questo finisce qui. Ti ricordo di mettere un bel mi piace se il video ti è piaciuto, di commentare e di iscriverti al canale per non perderti i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!